Ciao a tutti e benvenuti nella nuova puntata di Tessiland Condivision. Quest'oggi analizzeremo i tre progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia dal 17 al 23 agosto. Ma seguite questo video perché alla fine vedrete tre nuovi articoli inseriti da pochissimo sul nostro catalogo che sono davvero stupendi. Però non ce la faccio ad aspettare fino alla fine. Io li vedo, sono lì. No, allora, cambiamo scaletta. Iniziamo già adesso, almeno con uno. Almeno con un articolo, almeno con una nuova novità. Iniziamo con questa. Signore e signori, il Wilson. Un filato che io ho adorato dal primo momento in cui l'ho visto. Parliamo di un filato che ha due caratteristiche fantastiche. Uno, la composizione, lana e cotone, quindi già perfetta di suo. Secondo, i colori, le sfumature, che sono davvero uniche. Allora, abbiamo detto lana e cotone, quindi un filato sicuramente adatto per le stagioni che stanno per arrivare, quindi perfetto perché con il freddo, grazie alla lana, sicuramente ci trasmetterà il suo meraviglioso calore, ma allo stesso tempo, ormai oggi siamo abituati nei locali o nei luoghi di ufficio, abbiamo ormai abbandonato l'aria condizionata e quindi siamo pronti ai riscaldamenti, insomma, accesi. E grazie al cotone ovviamente avremo modo di sentire il calore, ma non in maniera eccessiva, quindi la composizione è già un dire. Il colore ha delle sfumature, ogni singolo gomitolo ha delle sfumature davvero uniche che potrete abbinare e sono certa che ognuno di questi, e anche più di uno perché anche mescolati, sarebbero davvero una tela meravigliosa da indossare. Sono certa che in ognuno di questi riuscirete a riscontrare il vostro gusto, la vostra tela perfetta, come abbiamo detto prima. Oltretutto, ognuno di questi ha come, viene diciamo denominato con un nome di un marchio famoso, e questo, credetemi, non è un caso, ma Tessiland lo ha voluto fare proprio perché dietro questo filato e ogni singola colorazione c'è uno studio di ricerca davvero molto accurato. Infatti siamo certi che diventerà davvero un must questo filato. Oltretutto parliamo di colorazioni, anche un tipo di articolo sicuramente molto moderno, alla moda. Ha anche questa caratteristica che viene definita bottonatura, come se il filato in un certo modo si presentasse quasi in 3D, quindi davvero unico, sicuramente per essere alla moda in maniera del tutto handmade. Ma parlato del Wilson, almeno uno andava fatto, iniziamo subito con il primo progetto. Il primo progetto di oggi è di Michela Zoffoli, che ha riprodotto uno zainetto proposto dalla Fata Tuttofare qualche tempo fa in un suo video tutorial. Michela Zoffoli lo ha praticamente ripreso in tutto per tutto e ci ha detto che è stato davvero molto semplice realizzarlo, in quanto la Fata riesce a descrivere perfettamente ogni singolo passo ed ha questa capacità quasi magnetica di trasmettere la sua passione. Michela poi oltretutto ci ha detto che fino a un paio di mesi fa, pensate, non sapeva neanche tenere un uncinetto in mano, invece guardate oggi che cosa è riuscita a realizzare. Ha realizzato questo zaino con il Ternes, il colore petrolio, e ha inserito all'interno, cosa che invece nel tutorial della Fata Tuttofare non c'è, anche una rete e anche dei piedini. Questo per far sì che lo zainetto potesse essere un po' più resistente. Infatti ci ha detto anche che lo utilizza la figlia e che è davvero molto resistente, ci mette qualsiasi cosa e riesce comunque ad avere un sostegno perfetto. Oltretutto è piaciuto così tanto che ci ha confidato che lo ha realizzato praticamente per tutte le sue amiche e che lei è rimasta praticamente sprovvista, ma siamo certi che insomma avrà modo di realizzarne altri. Ci ha detto che si è trovata benissimo con il Ternes, lo ha lavorato, lei si è trovata bene con l'uncinetto numero 5, noi solitamente consigliamo dal 5 al 7, lei ha utilizzato appunto il numero 5 e si è trovata molto bene, e le crediamo perché il Ternes, io sono certa che
molte di voi comunque lo abbiano già acquistato e quindi sanno già di cosa sto parlando. Però è un filato davvero, davvero molto bello, ha oltretutto questo aspetto quasi un po' grezzo che dà una verve in più alla borsa che volete realizzare. Un cordino quindi sicuramente perfetto appunto per realizzare borse di ogni genere, ma anche appunto zainetti, quindi di varie forme. Ci si può, ecco, senz'altro sbizzarrire. Oltretutto, quindi, vogliamo anche ringraziare Michela anche perché in un certo senso grazie al suo progetto e al fatto che ci abbia raccontato che fino a 2 mesi fa non era davvero in grado di tenere in mano neanche un uncinetto, invece oggi è riuscita a seguire quindi un tutorial e a realizzare così tante borse da distribuirle praticamente all'intera compagnia. Ci fa capire che davvero non bisogna precludersi e che pur vedendo qualcosa di davvero difficile dobbiamo provarci, quindi anche voi provateci, anche se non avete, se pensate magari di non esserne capaci, provateci, seguite i giusti consigli ovviamente, acquistate i giusti prodotti e vedrete che anche voi potrete stupirvi e quindi farvi dei regali e magari regalare qualcosa anche alle persone che amate. Il secondo progetto è di Fabiola Gallo. Grazie a lei questa settimana possiamo trattare di un tema spesso riscontrato nel nostro servizio di assistenza e nell'ultimo periodo in particolar modo, ma lo vedremo tra poco. Allora, Fabiola, vediamo che cosa ha realizzato. Ha realizzato questo magnifico set da cucina. Ha iniziato con le tovagliette perché stava seguendo una delle tante bellissime dirette dell'angolo di Chris, quindi della nostra adorata Cristiana Rossi, e da lì poi ha deciso di prolungare e di creare tutto il set, quindi unire anche un poggia pentola e varie presine. Ci ha dato molti consigli, ci ha detto innanzitutto che si è trovata benissimo con le codonni, che anche con lei che ha una mano molto morbida è stato molto scorrevole lavorarlo. Poi ci ha detto che i punti con il quale possono essere realizzate queste tovagliette o comunque questo set da cucina sono tanti e lei infatti ha un po' alternato, ecco, dal punto più semplice a quello un po' più complicato e più elaborato. E ci ha detto oltretutto che ad esempio per le presine da cucina ha realizzato 2 quadrati e poi li ha uniti facendo appunto attorno una catenella in modo tale da dargli maggior spessore e quindi evitare di scottarsi quando si tira insomma la teglia dal forno fuori. Poi oltretutto ci ha dato anche altri consigli. Allora, ci ha detto che, e queste insomma le leggo perché sono molto dettagliate e quindi se volete realizzarle davvero seguite i suoi consigli. Ci ha detto che la lunghezza delle tovagliette è di 41 cm mentre l'altezza 31. Per quanto riguarda la presina, vedete, lei ne ha realizzate 2, una quadrata e una a forma di crostata. La quadrata misura 21x21 mentre la crostata ha un diametro di 19 cm. Invece per quanto riguarda il poggiapentola 26 cm. Il tutto realizzato, pensate, con solo 4 gomitoli di ecodonni corda e 2 avio. I punti invece che ha utilizzato sono i seguenti. Per le tovagliette e la presina quadrata ha utilizzato un semplice punto basso alternato a una mezza maglia alta. Per le presine invece i punti utilizzati sono maglia alta, maglia bassa e punto bassissimo. Bravissima e dettagliata, davvero grazie Fabiola. Ma veniamo al filato che ha utilizzato e a qualche possibile alternativa. Il filato utilizzato da Fabiola è le codonni, questa è la versione color corda e questo il color avio. Come abbiamo visto, questo 100% cotone riciclato davvero ci riserva sempre tantissime sorprese, anche perché finora lo abbiamo sempre visto utilizzato per lo più per capi di abbigliamento, ad esempio l'ultima volta credo fosse proprio un bel vestito color paprika. E invece questa volta lo vediamo utilizzato per questo set da cucina. Oltretutto, grazie alla gamma di colori che offre, sicuramente sono certa che se anche voi vorrete realizzare, merito anche di tutti i consigli che ci ha dato prima Fabiola, se anche voi quindi vorrete realizzare un set da cucina come il suo, riuscirete a trovare il colore che ben si abbina alla vostra cucina.
Per tornare però al discorso dell'assistenza, spesso ci richiedete un filato adatto proprio per la realizzazione di tovagliette o sottopiatti. Ecco, alcune alternative possono essere, oltre alle Codonni che abbiamo scoperto oggi, anche queste. Solitamente noi consigliamo lo Swan, che sia Magnum, Medium oppure Slim. Solitamente questo è rocca perché comunque possiamo, con questo possiamo garantire una continuità di colori, e poi è molto più semplice da utilizzare rispetto a quella in busta perché è molto più scorrevole nell'utilizzo, appunto. Quindi lo Swan potrebbe essere senz'altro un'alternativa. Oppure abbiamo il Tornado. Questo anche, poi grazie alla sua gamma di colori potrete realizzare delle tovagliette anche con più rocche diverse, delle tovagliette davvero originali, quindi si presta benissimo. Oppure quest'altro, che è il Tylurex, e questo in particolare perché ultimamente ci avete, soprattutto le più furbe, già iniziato a chiedere qualcosa con il quale poter realizzare dei sottopiatti per la fantomatica tavola natalizia. Ecco, il Tylurex senz'altro può essere un filato adatto, questo perché si presta bene anche alla lavorazione per di tovagliette e sottopiatti, perché oltretutto ha una composizione, delle colorazioni e questa luminosità davvero unici. Quindi grazie davvero Fabiola, perché sicuramente quest'oggi abbiamo risposto a un po' di domande che molte di voi si saranno poste. A proposito di Natale, voglio farvi vedere un'altra cosa. Eccole qua, sono arrivate, ce l'abbiamo fatta. Quest'anno abbiamo a disposizione sul nostro catalogo le palline in plastica. Ce l'avete richiesto e quest'anno siamo riusciti finalmente ad accontentarvi. I diametri delle palline disponibili sono questa, ad esempio, è quella con il diametro da 18 cm. Poi c'è ancora da 14 cm, da 10 cm, da 7 cm e poi pensate, ci sono anche le palline con il diametro da 5 e da 3 cm, piccolissime, davvero meravigliose, quindi potete davvero sbizzarrirvi questo Natale. Ovviamente sono palline in plastica che presentano nella parte superiore questo foro nel quale potrete introdurre un filo, un cordino, un nastro, davvero insomma per poterle appendere quindi ovunque voi vogliate. Si aprono molto semplicemente in questo modo e poi si richiudono, quindi davvero potete riempirle con c'è chi ad esempio inserisce delle statuine per il presepe, chi potete rivestirle sia all'interno che all'esterno, ad esempio con un filo, oppure anche decorarle con degli strass, o potete ad esempio inserirle anche in un sacchetto fatto proprio all'uncinetto. Insomma, potete davvero realizzare qualsiasi cosa e mi raccomando, condividete le foto perché non vedo l'ora di vedere queste meravigliose palline come le decorerete. E questa quindi è la seconda novità di quest'oggi e non potevo non farvela vedere. E veniamo alla terza foto, come quella che ben sapete di consuetudine, è la foto che ha ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata. Quest'oggi la vincitrice è Assunta Guerci, che ha realizzato un progetto prendendo spunto da un tutorial della Fata Tuttofare. Anche lei ha utilizzato il King Lux nella versione acquamarina, le sono serviti circa 220 grammi di filato. Per una circonferenza come la sua, lei, a differenza delle 75 catenelle di Maria Grazia, ha avviato invece 80 catenelle e come potete vedere ha apportato un'altra piccola modifica che è stata quella di accorciare un po' le maniche. Si è trovata molto bene con questo filato che ha lavorato con l'uncinetto numero 5 e ci ha raccontato anche la grande soddisfazione che ha provato una volta indossato questo capo, come sono certa che insomma proverete anche tutte voi, vale a dire la soddisfazione di indossare qualcosa creato con le proprie mani, a maggior ragione come in questo caso, come ci ha raccontato Assunta, se qualcuno ci fa anche dei complimenti, insomma la soddisfazione è davvero alta e sicuramente tutti i complimenti sono più che meritati. Il King Lux lo conoscete, ha tante varianti di colore.
È un filato davvero molto versatile, perfetto per determinate tipologie di abbigliamento. Con oltretutto questo lurex davvero vi consente di realizzare dei capi eleganti senza però essere troppo eccentrici. Vi consente di realizzare dei capi traforati, ma allo stesso tempo anche altri che invece potete indossare anche così semplicemente senza dover per forza indossare al di sotto qualcos'altro. Quindi è un filato davvero molto bello per voi che volete realizzare qualcosa senza passare inosservate e ricevere anche voi gli stessi complimenti che ha ricevuto Assunta e che rinnoviamo ovviamente anche noi di Tessiland. E siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Tessiland Condivision, non prima però di avervi mostrato l'ultima novità di quest'oggi. Parliamo di meravigliosi pompon giganti in ecopelliccia. Sicuramente le più esperte avranno avuto già modo di vederli nel nostro catalogo e soprattutto nella sezione dedicata ai nuovi prodotti. Per chi invece non li avesse già visti, ho pensato di presentarveli in tutte le varianti di colore disponibili in un modo, diciamo, in cui a quanto ho capito vi è piaciuto in maniera particolare. Quindi i colori disponibili di questi meravigliosi pompon giganti sono il giallo, il cipria, il rosa antico, il panna, il beige, il perla, il blu, il nero, il bianco e infine l'istrice. Parliamo di meravigliosi pompon con un diametro di 15 cm, rivestiti in ecopelliccia con all'interno un'imbottitura che consente di far sì che la forma rimanga sempre molto ben delineata. Oltretutto nella parte inferiore sono dotati anche di questo praticissimo elastico, di quest'asola in elastico bianco, che vi consentirà quindi di poterli applicare ovunque voi vogliate. Non vedo l'ora di vedere davvero come li utilizzerete, perché sono davvero fantastici oltre ad essere morbidissimi. E anche quest'oggi la puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Io vi ringrazio come al solito per averci seguito, davvero. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube qualora non l'aveste già fatto, di seguirci sui nostri social Facebook, Instagram, Pinterest e TikTok, perché credetemi, di novità continueranno ad essercene ancora tante. Di commentare, e se avete bisogno di qualsiasi cosa, di qualsiasi tipologia di informazione inerente a questo video o comunque ai nostri prodotti, contattateci anche al nostro servizio di assistenza. Tutti i link relativi ai prodotti che avete visto oggi potete trovarli qui sotto il video. Io vi ringrazio quindi e con questi meravigliosi pompon vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!